Bene. Com'è? Meglio? Allora siamo pronti? Siete pronti? Cominciamo un altro anno di lavoro. Vediamo come va a finire. Di che parliamo? Minchia Filippo, che faccia! Cosa è successo? Sono sotto shock. Da tanto tempo non lo facevo. Davvero? C'è una vibrazione addosso. Siete mi prendi in giro? No. No, perché con te non mai si sa se stai pigliando per culo o se sei raro. Bene, sono lieto perché vedo che ci siamo ridotti sensibilmente, il che mi fa ben sperare, perché ovvio non abbiamo mica bisogno di perdere tanto tempo. Basta, capiamolo. Vogliamo fare o non vogliamo fare, finito, non è il problema. Uno se lo chiarisce con se stesso come funzionano le cose, è a posto. Come ho detto tante volte, alla fine lo scopo è anche quello di aiutare a fare delle scelte, in un modo o nell'altro. È un esperimento sociologico. Tu Zion Contest, ragazzi, è stato una legnata. Con spazio test. Non ce l'aspettavo. Era un test solo fatto di... Era tutto scritto, solo che scritto come le cose, quelle sane, scritto a più livelli. E quindi ognuno poi legge quello che può capire, no? Ma era tutto scritto. Era nel preludio della cosa. Faccio un esempio. Laboratori di sperimentazione diretta. Era una delle voci, no? Il coso, c'era questa cosa qua. E ognuno lo prende come vuole. C'è chi per molti è stato laboratori di sperimentazione diretta, è stato come si fa una rocket, che cos'è la pirolisi, come si fa una jugol e via dicendo. Se parlo arabo ditemelo. È interessante perché vuol dire che in quel senso magari è stato colto diversamente. E poteva essere una parte, c'è stato molto di quello, continuare a cercare di più che altro, come dire, persone esterne al progetto Zion che non avevano ancora colto com'era la faccenda e pensavano che tutta questa cosa del progetto Zion sia soltanto un tentativo di produrre autonomia alimentare energetica. Ah, non è quello, l'abbiamo già detto un botto di volte, vedi che uno proprio gli sfuggono le cose. O non le ha mai sentite, va bene, giustificato, ma chi le ha sentite, caspita. L'autonomia energetica e alimentare è uno strumento funzionale per fare delle cose. Il cuore del lavoro resta inevitabilmente l'educazione. Perché ne abbiamo bisogno. O almeno, ne abbiamo bisogno. Il bisogno si individua con quel famoso stato di necessità che si può produrre o no. Diciamo, nel nostro caso si è prodotto, si produce a causa del fatto che non è importante quanto sai o quanto non sai, quello che è importante è sto osservando il sistema inteso come condizioni di vita attualmente in essere e inizio a odorare. Proprio uso la parola apposta, odorare, inizio ad odorare che c'è qualcosa qui che non quadra. C'è un sacco di gente che parla di libertà, di democrazia, di diritti, di lavoro, occupazione e un botto di altre cose che sembrano sulla carta delle gran belle trovatone, ma
cazzo, non mi quadra. Parliamo dell'educazione o istruzione, anche lì, fischi, c'è qualcosa che non mi quadra. Quindi non è qualcosa che ha un, come dire, un'articolazione mentale, un qualche cacchio di pensiero, no, è proprio una sensazione, per quello ho usato la parola l'odore, annuso che c'è qualcosa che non quadra, cioè è una sensazione che mi porto dentro, questa sensazione è quella che mi guida nella direzione di andare a cercare delle cose, o meglio, prima di andare a cercare delle cose, perché vedete i passaggi sono un po' più lunghetti, sento l'odore e cerco di guardarmelo meglio. E qual è la prima azione che accade? È standard, perché siccome ci hanno condizionato in quel modo, ormai viene abbastanza automatico. Inizio a guardare gli altri che cazzo fanno. Eh sì, è così che ti hanno educato, a guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro senza vedere la trave nel tuo. Tu c'hai una trave qui che non finisce più. Come si chiama la trave? Sapete come si chiama quella trave? Com'è? Ego. Paroloni, ego. Dove siamo? In India? O alla scuola di Samaella Umbidor? Qual è la trave? Perché non vedi? Perché avere una trave nell'occhio che significa? Avete mai provato ad avere una trave in un occhio? Però siete in grado di immaginartelo. E non è che vedi tantissimo. Però se ti accorgi che c'è la trave, provi a iniziare a spostarla, giusto? Giusto per dire, aspetta, fai spazio. La trave si chiama limite. Ci sono stati messi i paraocchi, cioè un limite, o anzi più limiti, non uno, limiti, molti limiti. Il che, come ho già detto altre volte, è avvenuto. Siccome è avvenuto in step molto successivi, ci è voluto un po'. Poi certo, se vuoi chiamalo anche ego, però allora, facciamo un passo indietro. Vediamo se riesco qua a ricollegare. Essenza. Diciamo che noi siamo l'essenza di qualcosa. Sapete cos'è l'essenza? La parte essenziale, no? Usiamo dei sinonimi, essenziale o parole con la stessa radice. Cos'è la cosa essenziale? Qual è l'essenza nell'uomo? Pronto? Siete ancora dentro in calma? La coscienza. Va bene, diciamo che mettiamogli la coscienza. Definiscimi coscienza. Prendersi conto. Bravo, cazzo, ho studiato, ho fatto le competitive alle ragazze. Va bene, rendersi conto, perfetto. Quando mi sono reso conto? Produco, prova, faccio delle deduzioni, che ne so, dei ragionamenti. Quindi parte dell'essenza dell'uomo è l'intelletto. L'intelletto, l'intelligenza, chiamatelo come volete. Più tutta una serie di altre qualità, in realtà è proprio quello che noi chiameremmo psiche. La psiche o psiche è l'insieme, il sunto di ciò che ti motiva, di ciò che ti muove, cioè la vita stessa. Tutto il discorso sul senso biologico, il senso biologico non è nel corpo. Il senso biologico è a livello proprio dell'essenza di una persona, perché l'essenza è l'essenza della vita. Diciamo che noi nasciamo essenziali, cazzo più essenziali di così, nanna, pappa, cacca,
se non sei essenziale in quel momento, non lo sarai mai più. Quindi questo ci fa capire che in qualche modo, tolto tutti quei, poi senso biologico di che ci sta parlando? Di quegli aspetti soliti, no? Legati alle forme di vita su questo pianeta. Tutte le forme di vita su questo pianeta in qualche modo condividono questi tre aspetti sintetizzati in territorio, riproduzione, che ha la sua utilità, e cibo. Nanna, pappa, cacca. Cosa comincia ad accadere? Immaginiamolo proprio così. Immaginate un tunnel. Qui c'è il sistema. Ho condizioni di vita stabilite molto tempo addietro dai nostri antenati. Questo sistema, quindi l'essenza, si infila in questo tunnel. Il foat, il soffio della vita, capite? L'essenza. Il sistema ha tutta una serie di influenze che modellano l'essenza. L'essenza è aria, non ha forma, però grazie o a causa delle influenze del sistema comincia a costruire, per quello fatto il tunnel, quello che viene chiamato una personalità. Le influenze del sistema hanno i loro scopi. Che cazzo sfiga vuole? Che non sono gli stessi scopi o motivazioni. Ma non è che tu nasci con degli scopi, c'è il destino, cerchiamo di capirci. Lo scopo è nella vita stessa, cioè la vita è strumento e scopo, e quindi essere vivo è il tuo scopo. Guarda caso strano, dopo un po' che tu passi dentro questo tunnel, esci dall'altra parte, che vivi, cioè non è che vivi tanto, sopravvivi, arrivi con lo scopo di vivere, finisci per sopravvivere. E già questo. Quindi, essenza, personalità, questa cosa qua è ego, ego alterato, e questo l'ego, cioè l'alterazione del modello standard della vita, che qui era naturale, biologico, continua a rimanere naturale, biologico, sensato, ma in qualche modo risponde a una psiche che è stata... Questa cosa è quella che noi chiamiamo poi la pagliuzza, cioè la trave nell'occhio. E uno dei meccanismi, uno dei limiti che ti viene posto è proprio quello di guardare quello che fanno gli altri. Alcuni soggetti, nonostante siano passati attraverso questa cosa, c'è una parte, cazzo, che è rimasta lo stesso. C'è una piccola parte di quell'essenza che ha quella proprietà della coscienza che, nonostante tutto, gli permette di innanzitutto odorare che c'è qualcosa che non quadra, e in due portarlo, indurlo a iniziare a guardare che cosa fanno gli altri per capire qual è il senso. La domanda è: ma qual è il senso di vivere? Capite? Che non è, è per quello che ti fanno il programma a mezzanotte con lo scapigliato Marzullo, che qual è il senso della vita? Beh, così tu sembri un imbecille se te la poni questa domanda. Cioè, ormai qui il lavoro è andare tutto all'appiattimento, so se si è capito. Tutti belli. Guardate anche le pellicole come sono fatte, ormai è tutto fatto anche un po' approssimativo, cioè non è più, che ne so, ti guardavi un Via col Vento, due coglioni così, però un Via col Vento, se fermavi l'immagine del film, cazzo, era una fotografia strepitosa, cioè, e il messaggio lì che ti voleva che ti stavano mandando era: noi siamo figli, voi merde. Ok? Adesso è cambiato tutto,
Noi merda, tu merda, quindi è normale, ti preoccupare, ti... continua a fare la merda che va bene lo stesso. Vabbè, è per un po' stemperare la cosa, ok? Cosa accade? Perché mi devo ricollegare poi a quello che stavo dicendo. Cosa accade? Accade a un certo punto che, tra l'altro già questa condizione dovrebbe farci ragionare un attimino, perché ti spiega perché hai questa sensazione di separazione interna. Hai questa sensazione che c'è una parte, cioè che stai sperimentando qualcosa che ha un fondamento, una verità, ma dall'altra è continuamente mescolato a un brodo di cazzate. Però non hai il controllo, perché non riesci a gestirlo, perché questa parte qui è veramente un lumino tenue. Capite perché si dice la speranza è come la fiamma di una candela? Perché è proprio tenue. Questa roba qua continua a soffiare su questa cosa. Per qualche ragione, caspita, continui a tenerla viva, questo lume. Il problema è che dobbiamo capire anche un altro dettaglio. Questo lavoro che fa il sistema non è che finisce nel momento in cui è finito il processo di condizionamento. Cioè, noi viviamo costantemente sotto pressione. Noi, il sistema, dopo che ci ha lavorato in quel modo, poi non ti molla. Cioè, lui, ti sottopone a una pressione costante, che tu ormai non vedi più, perché ti sta lavorando proprio a dei livelli più istintivi che non altro, però sei sotto pressione. Prova a pensarlo, ti svegli la mattina, già dopo un po', è già scattato tutto il meccanismo, i bambini all'asilo, la scuola, le tasse, questa roba qua che tu pensi che sei tu che lo stai, capite quando io dico credi tu che stai pensando? Certo che sei tu, ma perché stai pensando? Perché la tua modalità di pensiero ormai è stata viziata a un punto tale che te fai pressione da solo. Sei sottoposto a una pressione costante che non capisci più da dove proviene, perché sei tu stesso che te lo fai. Ma è il sistema, perché tra l'altro, attenzione, esci di casa tua, sei nel mondo e il mondo continua a farti pressione. È il lavoro, e se sei in ritardo, è il traffico, non hai soldi per le bollette, il mutuo, difficoltà sul posto di lavoro, integrazione, mica integrazione, tutto un botto di queste menate che conoscete alla perfezione, è inutile che faccio gli esempi, per ognuno per la sua professione c'ha il suo bagaglino di pressione che si porta tutto il giorno addosso. Una pressione costante. Quindi, individuiamo. Quest'anno voglio provare a essere un po' più schematico del solito, ma la vedo dura. Proviamoci lo stesso. Quindi abbiamo detto, primo elemento che individuiamo, seguendo il filo del ragionamento, abbiamo detto che è separati. Questa sorta di separazione, quando io vi dicevo, guardate che siamo separati in casa. Cioè il dramma per noi è proprio quello. Io mi sto riferendo a chi gli è rimasto un po' di questa roba qua, il resto non se ne fotte un cazzo. Più va avanti nel tempo e più si spegne. Può essere che uno ce l'ha e dopo un certo punto la fiamma si spegne. È la fiamma di una candela. Dipende dalla qualità dello stoppino se riuscirà a mantenersi integra o meno. La fiamma, non stia neanche, manca a dirlo il falò, lasciamoli perdere, sono per adesso chimere. Quindi c'è questa sorta di separazione in casa che è, come dire, percepisco, però continuamente questa verità che percepisco è diluita, continua a essere diluita, quindi ti credo io che ti senti inadeguato, impotente, un po' anche fuori controllo, perché il controllo non è nelle tue mani, il controllo è ormai in questo meccanismo di pressione. Per quanto tu possa renderti conto e vedere delle cose, c'è sempre qualcos'altro che
prevale, perché è vero, è più forte adesso. C'è niente da fare. Ti ha portato via la tua luce. Pistisofia non dice quello. Il sistema nel testo di Pistisofia, o meglio, le influenze del sistema nel testo di Pistisofia sono le emanazioni dell'arrogante. Bellissimo. Io credo che una immagine più bella di queste tre parole messe insieme, emanazione dell'arrogante, non potevano esserci. Che fa l'arrogante con le sue emanazioni? A Pistisofia, eccola qui, essenza Pistisofia, gli toglie la luce e le forze. E la forza, intanto. Quindi, già abbiamo questo aspetto qua, di questa, che crea non pochi problemi, perché c'è un bel dissidio. Se poi ti misuri con gli altri e inizi a guardare un po', dici, ma dove cazzo hanno questo? Non c'è l'alternativa, sconforto, senso di impotenza, alla fine adeguamento, omologazione. Vediamo un po' se riesco a essere come gli altri. Se ti va di culo, spegni la luce e diventi come gli altri. Se ti va di sfiga, che lo stoppino è più resistente del solito, la luce non si spegne e dopo un po' ritornano le paranoie, chiamiamole così, paranoie per comodità. Quindi primo aspetto. Secondo aspetto, già che l'abbiamo buttata lì, analizziamola. Questa pressione costante, perché la voglio analizzare? Perché potrebbe tornarvi utile come spunto per capire questo meccanismo che vi accade continuamente. O meglio, vi accade a cicli. Perché? Allora, immaginiamoci noi come un bicchiere. Pressione. Pressione è l'acqua. L'acqua che riempie il bicchiere. Pressione, 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 pressione. A un certo punto il bicchiere arriva al limite, tracima. Ci siamo? Questo l'ho disegnato lineare, se noi lo facciamo in un grafico ci rendiamo conto che è ciclico. Cioè ha bisogno prima di raggiungere un suo apice e poi deve andare giù. Ok? Interessante. Quando tracima, che cosa succede? Sbotto. È come la pentola a pressione, la valvola della pentola a pressione. Quando raggiunge il limite, devi sfiatare, cioè devi decomprimere. Che cosa fai? Di solito ti incazzi col primo che ti passa davanti, un po' più debole di te, così te la puoi gestire. Lo incolpi di qualsiasi cosa, che sia la moglie, il marito, questo è un deficiente, non capisce un cazzo, coglione, gliene dice di tutti i colori, il collega, piuttosto che la situazione, ecco, tutta colpa di questo concessionario di merda, è tutta colpa di questo assicuratore del cazzo, è quell'avvocato pirla che ho preso, è quella... Cioè, c'è sempre, a un certo punto, la conseguenza, siccome... Un po' non è che non te la puoi prendere col sistema, è che, ripeto, essendo la parola sistema la cosa più vacua che possa esistere. Cioè, il sistema è come un ente giuridico. Sapete com'è un ente giuridico? Una corporation. Che ne so, c'è una corporation che va in Brasile e disbosca. A un certo punto qualcuno dice, la dovete finire. Fanno causa alla corporation, non succede un cazzo, perché nella corporation non c'è nessuno. E quindi... più o meno, vedi che poi noi costruiamo sistemi su sistemi simili. No? È un po' come nell'informatica, quando fai l'oggetto padre e poi ci sono gli oggetti figli. Tutti uguali, così. Allora, il gioco qual è? Uno, non hai tanto la percezione che dipende da quello. Due, ti hanno anche insegnato che vai a cercare la colpa degli altri. Come l'hai imparato? Che la colpa è di qualcun altro. Guardando gli altri che li incolpano, alla fine anche tu inizi a fare uguale. C'è poco da fare. Per cui diciamo che da una parte la ignoriamo proprio abbastanza, questa pressione, dall'altra senso di impotenza, perché anche se me la posso prendere, piove, governo ladro. Hai detto un cazzo. Hai detto niente. Cioè il governo continua a fare, infatti lo vedete, no? Continua a fare i cazzi loro. Questi... non lo so se la apriamo stasera la parentesi, ragazzi, perché è tristissimo. Ma questi sono da ricovero. Ma c'è un'idea?
Isis, Ebola, c'è la peste bubonica, non ne chiamo, i marziani, quando arrivano gli extraterrestri? Cioè ormai è tutto a fare pressione, paura, crisi, la crisi, come facciamo quello, c'è quello lì che di questo programma che fa lo spot e mi dice come facciamo a far ritornare un po' di soldi nelle tasche degli italiani? Ma perché? Perché cosa? Per continuare a farli sopravvivere? Cioè questa è la risoluzione, la risposta, vedete siamo sempre lì con la menata del cazzo bilancio economico, gli 80 euro non hanno funzionato, strano, ma stranissimo, guarda io proprio me l'aspettavo che funzionavano e vabbè e siamo lì, capisci? Articolo 18, altra menata per tenerli lì attaccati a stanno, non c'è più un cazzo dell'articolo 18, capite? Però è perché c'hanno le logiche adesso all'interno del partito demoniaci che devono che devono provare, hanno trovato un varco per vedere se riescono a rispostare di nuovo le logiche, perché sapete quelli di quell'altra parte non l'hanno mandata giù, hanno dovuto mollare il colpo, ma ci riprovano, capisci? Cioè hanno messo tutti i cazzi loro, ma non che ce ne frega, capite? Io li racconto un po' perché un po' ridiamo e così drammatizziamo un po', la mia speranza è veramente che si inizi a capire che le soluzioni non possono arrivare da queste persone. La cosa che un po' mi sta lasciando così è M5S, sono micidiali, cazzo, adesso fanno un evento che non finisce più, non so se avete visto, 10, 11, 12 ottobre, non so dov'è lì, nel Circo Massimo, un palco che fa invidia ai Rolling Stones, le bancarelle a forma dell'Italia, tre, tutto quello è, ma di che cazzo si parla? Cioè, cos'è che, qual è poi lo scopo finale di questa cosa? Saltare un'altra volta sul palco, urlare, alimentare che cosa? Continuiamo a dire, ah questi sono dei ladri, il partito dei demoniaci è guidato da uno psicopatico, il nano ha fatto l'accordo con il gobbo. Basta. Cioè, dov'è la proposta? Dopo un anno che avete provato a far passare l'impossibile, che cazzo stanno facendo ancora? Avete un'idea che con i mezzi e il potenziale che hanno questi qui, anche economico, dagli un altro nome, non lo chiamare Progetto Zion, cazzo, ma vai lì e parlagli di quello, fai come abbiamo fatto noi col Two Zion Contest, fagli vedere alle persone l'alternativa, di ai meetup locali che si inizino a organizzare, a individuare aree agricole dismesse che le prendano e inizino a costruire dei comuni alternativi rispettando la legge ma in autonomia alimentare energetica per iniziare a preparare, perché la risposta dalla politica non può arrivare, invece fanno questo perché sta calando il consenso. Cazzo, non l'avevo detto quando avevo spiegato la curva evoluzione-involuzione? Cazzo, se la sono bruciata alla svelta l'evoluzione. Perché se non cambiano rotta in quella e ci stanno girando intorno, perché poi negli istituti che ciò mi viene proprio cosa così, se ne sono usciti in degli streaming, per fortuna che non c'ero io, questo è un progetto 5 stelle, no, progetto Zion non è un progetto 5 stelle, progetto Zion è progetto Zion, se vuoi siamo noi che possiamo darvi una mano a capire due cose. Non siete voi che ci inglobate nella vostra roba. Siamo ancora sempre lì a fare tutti questi lavoretti, questi mestierini qui. Capite un po' come la facciamo? Provate a pensare, quella roba lì al Circo Massimo, se funzionava funzionasse in quella maniera lì, con la diffusione che hanno. Cosa continui a dare soldi al fai microcredito alle imprese che le imprese non ci sono più? È finita l'imprenditoria, non l'avete ancora capito? Non c'è più la piccola media impresa, è finita, c'hanno i capannoni, sono in fallimento, sono incazzati come le pantere che devono pagare l'IMU sui capannoni, dov'è? Non c'è l'alternativa. L'altra sera guardavo questo squarzo
perché è proprio uno squarzo, cioè come dire uno squarcio di diarrea, uno squarzo di Piazza Pulita, dove c'è questo poveraccio che c'è sto capannone e tutto quanto, e quello il fenomeno gli dice alla Moretti, risponda, quali sono le soluzioni che il governo fa? E questa non ha risposto. Ha parlato mezz'ora facendo retorica su quello che era quello, l'abbiamo detto per quello che noi dobbiamo proporre, non sono capaci. Bisogna superare quella questione e passare alla parte operativa. Così, aperta e chiusa parentesi, mi è venuto un attimino, sapete che io ho sempre un po' l'embolo anarchico insurrezionalista. Però, ma quale anarchico? Cioè, certo, è anarchia in quel senso, è il problema è che poi dopo, capisci quello che dicevo prima, se ti preoccupi solo dell'autonomia alimentare energetica, è come dire, la moglie ubriaca e la botte piena, è uguale, le persone, ah, quindi mi vuol dire che io adesso, al tuo Zan Contest era fantastico, quindi io adesso, se faccio una stufa a fiamma inversa, una cucina a fiamma inversa e tutto quanto, se non pago più la bolletta della luce, non, e con la pirolisi c'è del gas, e poi con la pirolisi mi faccio attaccato un motore Stirling e mi faccio 3 kW, non pago più la bolletta della luce, ma tutto il tuo problema sta là. Cioè, ma le condizioni di vita le stai capendo in che situazione stai messo o no? Capisci? Perché poi alla fine l'autonomia di per sé è uno strumento per fare cosa? E siamo ancora qua. Cioè, quello che noi stiamo cercando di portare avanti, dico noi perché finalmente si comincia a vedere l'odore di un'equipe, un bel team. Io questo ve lo devo dire. Al Tu Zion Contest abbiamo iniziato a vedere, non avevo detto Tu Zion Contest, facciamo questo evento, io l'ho buttato lì il nome al momento, Tu Zion Contest, così iniziamo a guardarci veramente in faccia quelli che stiamo capendo sta cosa per vedere che cosa facevamo. Infatti c'eravamo solo noi, di comunanza non si è visto nessuno, si è mosso un'energia e una vibrazione tale che praticamente noi siamo spariti, non ci vedevano, noi vedevamo gli abitanti di comunanza, la comunanza non ci hanno visto, non ci hanno proprio visto, non potevano vederci, e stando insieme fra di noi sono iniziate a emergere queste singolarità, questa bellezza, la capacità di organizzati in team, c'è stato chi è stato bravo a saper organizzare le cose, ma la figata è stata quella di vedere gente che quando gli dai la possibilità di mettersi all'opera in una cosa, c'è operatività. E allora è ancora di più del ti sto disegnando un'alternativa, cioè te l'ho anche fatta assaggiare, vedere le persone che sono state parte dei team, sono stati uno più in gamba dell'altro, ognuno ha fatto il pezzo che aveva fatto, non se ne è fregato niente se io sto pulendo i cessi mentre quello magari sta in cucina o quell'altro parla sul palco, non importa, ognuno in quel momento lì sapeva che doveva fare quella cosa e ha fatto la cosa che doveva fare. Quindi si inizia a respirare anche quest'altra bella atmosfera, per quello che ho detto noi, in quel senso, perché comincia a esserci una condivisione della faccenda. È bello, secondo me è un bel passettone avanti, molto interessante, perché se si parla di tavola rotonda, diciamo che dal branco, l'ego animale alterato, il gioco è arrivare a veramente il consiglio allargato di Zion. Ci sono dei passaggi. Dal branco non diventi una tavola rotonda. Diciamo che per adesso c'è la tavola rotonda con Riartù. Che dobbiamo fare? Ragazzi, io sono il presidente del consiglio. Ma dura poco, non vi preoccupate. L'altro giorno c'era quello che mi faceva le domande, mi fa, cariche politiche? Ah sì, presidente del consiglio. Ma guarda, fa, del consiglio di... dello stato di Zion. Fa, sia serio per favore, sono serio. Per cui adesso, a parte lì, perché io ci tengo poco a continuare a fare Realtù, diciamo che so che è quello che tocca per fare, riuscire veramente ad arrivare a quella maturazione. Quella maturazione avviene se noi continuiamo a fare il nostro lavoro. Qual è il nostro lavoro? Ognuno per se stesso innanzitutto. Qual è? Secondo voi? Fiducia. No,
Queste sono parole sparate così a caso. No, ma è giusto, è tutto vero. È che quest'anno, ripeto, andiamo, facciamo un giro, una piccola accelerazione, più concreti coi piedi per terra. A domanda, risposta, risposta, esperienza. Quindi concretezza, piedi per terra. Lo dico io, il lavoro è liberarci dei limiti. Il lavoro è sui limiti. Quello è il lavoro. Lavorare ai limiti, perché se io mi tolgo la trave dal mio occhio, comincio veramente a capire molto di più. Cioè, il nostro auspicio non è né diventare dei, né fare chissà quali cose strane. Cioè, per noi stessi, al nostro livello, alla nostra misura di comprensione delle cose, è acquisire un certo grado di libertà, in maniera tale che il controllo non è più nelle mani di questa parte che adesso è dominante, ma passi a quest'altra parte che ha la possibilità, per quello educere ci sta, cioè, però per educere questa parte, per crescere, se non gli tolgo i limiti, diventa un po' complesso, ok? Cosa sto dicendo? Non mi ricordo più. Devi acquisire la consapevolezza di essere un prigioniero. Come? Devi acquisire la consapevolezza di essere un prigioniero. Minchia ragazzi, se ancora dopo, quanti anni è che ci vediamo? 3 anni? Se state ancora a dubitare se siete schiavi o meno, io, cioè, non devo sentire male. Ah sì, certo, stavo dicendo, noi, l'equipe, noi, in quel senso, veramente possiamo usare la parola noi e metterci sì. Cioè, qui è solo questione di prendere un po' coraggio e farsi coinvolgere adesso dalla cosa, eh. Volete fare, stare ancora a fare gli spettatori? Ragazzi, i numeri li abbiamo visti, li abbiamo contati, ormai le cose ce le abbiamo più chiare. Noi siamo fautori di un movimento che va nella direzione di un cambiamento culturale. Questo è il centro del progetto Zaio. L'educazione è uno strumento per produrre un cambiamento culturale. Perché il problema di fondo, quello che poi, però è per gli addetti ai lavori, qui stiamo... bisogna cambiare un po' il linguaggio, perché se no le persone non ti capiscono. Io quando parlo con mia madre gli dico: mamma, c'è un sistema cognitivo? Mia madre mi guarda e dice: se guarda per vedere dov'è sto sistema cognitivo. Invece se io gli dico: mamma, la cultura alla quale sei stata sottoposta, l'influenza culturale nella quale sei vissuta, ti impedisce di accorgerti di alcune cose. Quindi parliamo di una rivoluzione o un cambiamento culturale, un movimento nella direzione di un cambiamento culturale. Per quello mi è venuto, perché mi ricollegavo con il discorso lì di quello che adesso vanno a fare lì al Circo Massimo. Dove cazzo è il cambiamento culturale? Perché parliamo di ecosostenibilità, ambiente, cosa? Ma lo devi fare. Non puoi parlare. Punto fine. Mi viene la cosa come Renzi, vedi, mi fa parlare. Fuori di imitarlo. Cioè, adesso dimostrare, siete andati lì, non siete riusciti a combinare una minchia o quel poco, a litigare fino a mezzanotte, a infilare 2 emendamenti lì dentro, ma mandateli a fanculo. Cioè, non era lo slogan vaffanculo, tutti a casa, non vanno a casa, andatevene voi. Caspita, hanno una struttura organizzativa sul territorio che fa impressione. Ripeto, i soldi che danno alle piccole e medie imprese non serve più un cazzo. Quel microcredito usalo per finanziare quei gruppi, quei meetup, chiamalo come vuoi, ma le giunte stesse locali che hanno iniziato, perché ce n'è, perché per esempio con il gruppo lì del 5 Stelle di Livorno, sono quelli che mi sembra che digeriscono molto bene tutta l'idea del progetto Zion, ci siamo anche sentiti, cioè anche, mi hanno chiesto, ma possiamo vedere di fare degli incontri che iniziamo a fargli capire le cose di cui parli tu per provare a ragionare, capite? Uno su tutto il resto, ma sarebbe impossibile adesso in questo momento, non avremmo neanche la struttura per andare a fare quel tipo di formazione, ma poi non è detto, non ce ne frega niente, non vogliamo questi partenariati, non è questione di nomi,
È questione che il popolo si deve svegliare. E loro potrebbero essere strumento sicuramente per fargli fare quella crescita. Finanzialo quello, quel meetup lì che si mette lì, trova un'area e comincia a bonificare tutto, produrre in permacultura, fare... Non sarà risolutivo, però è già una parte di risposta al problema della crisi, che non ci sarà la soluzione della crisi. L'Italia è messa, o meglio, è ridotta come la Grecia, ma non fa il default della Grecia perché non gli conviene in termini di immagine. E quindi ci stanno lasciando morire, e come uno, capisci, in battaglia che a un certo punto lascia quello ferito nel campo, aspettando che muoia dissanguato. Fra 10 anni l'Italia non avrà più nessun peso. Che cosa vogliono aspettare questi? La fine della legislazione Renzi nel 2018? 4 anni di stati ritera? Vi ricordate 4 anni fa? Com'era? Sono passati 4 anni, come adesso? Peggio? Fra 4 anni? E il trend è quello, eh? Adesso, io non sto parlando a quelli lì, io sto parlando a voi. Ragazzi, qua tocca veramente iniziare a muovere il posteriore. Cercate di organizzarvi in qualche modo, per chi viene da fuori, per chi siamo già qua, vedremo come facciamo per organizzarci qui. Adesso l'idea che abbiamo in testa è quella di avere una centrale operativa a Milano. Una centrale operativa vuol dire tu Zion Contest permanente. In una settimana abbiamo montato quel popò di artificio. Perché dobbiamo andare in giro ogni volta a fare... Cioè, produciamo qua un luogo che funziona in quella maniera lì, già, ma come centrale operativa, capite? Il problema di andare sopra le montagne è un altro paio di maniche lì, è dove fare delle altre cose. Operativamente serve un posto, che sia come la IABOC, non lo so, ma quello che è, come questo posto qua, ma che abbia degli spazi dove possiamo avere i laboratori, svilupparle meglio quelle cose lì, magari che ci sia un po' di terra per iniziare a vedere di fare per me, e questa cosa viene aperta al pubblico di quando in quando e diventa questa cosa. Ma questa è l'attività che qui sul territorio si può fare, perché io sono qua, non sono, cioè non ho il dono dell'ubiquità. Dalle altre parti devono provare a iniziare a organizzarsi un pochettino di più in quella direzione, e quando serve vediamo come fare ad andare a dargli una mano. Però per potergli dare una mano bisogna iniziare a formare altre persone che ne sanno. Non dico che sono uguali a me, perché non serve un cazzo essere uguali a me, però possiamo iniziare a crescere un po' di più, che iniziano a guardare questa cosa veramente come una missione, un mestiere, e non come la seratina, il mercoledì, poi domani mi alzo, e domani come ti alzi? Amico, domani ti alzi, sei sotto pressione un'altra volta. Tu vieni qua a decomprimere per sopportare la vita di merda che fai. Io questo servizio sociale te lo do. Perché non è un problema. Adesso poi vogliamo diventare anche onlus, quindi abbiamo pure la... No, onlus non vuol dire la qualifica onlus, che è l'utilità sociale. E quindi ti aspetta più di dignità sociale di così? Io infatti, voglio dire, se dovessi mai finire in tribunale davanti a un giudice che mettono in dubbio questa cosa, gli dico, venga una sera al mercoledì. Giudice, glieli faccio conoscere uno per uno e mi dirà lei alla fine, anzi, giudice, io le lascio la mia posta elettronica per 2 settimane. Ragazzi, fatevi vedere da un dottore, cioè adesso non parlo con, cioè parlo con quelli che mi scrivono, fatevi vedere da un dottore. Gli lascio un po' di cose, capisci? Cioè ci metto un attimo, se ha pazienza quel giudice lì, io lo porto, gli faccio legge, e dopo mi dirà se non è di utilità sociale quello che stiamo facendo. Perché miseria, è il delirio, è completamente il delirio. Uno ti scrive, si incazza, te ne dici, ti chiede una cosa, tu gli rispondi, tra l'altro io a questo gli avevo risposto, ormai adesso rispondo così, ragazzi, puoi incontrarmi? Perfetto, sono 200 euro l'ora. E no, normale. Ah, ma tu prima avevi detto che non chiedevi soldi. Infatti, vi chiedo soldi negli incontri? No. Però adesso, se devo farti a te da consulente sentirmi tutte le tue paranoie, voglio pagato.
ma può incontrare, mi dai 200 euro l'ora. In realtà, ragazzi, impossibile, perché non c'è prezzo a sentire le cazzate di questi. E quindi non ce la posso fare, cioè mi viene male, mi viene proprio male così, non ci posso, cioè proprio non c'è denaro che mi appaga dall'ascoltare veramente. E a un certo punto dico, vabbè, andiamo avanti sulla faccenda. Cosa che stavo dicendo? Ah vabbè, sì, fa quello, gli butti una provocazione così, te ne dice di tutti i colori, si incazza, poi gli spieghi che è stata una provocazione, si pente, si chiede scusa, cazzo, questo è atteggiamento schizzoide, non so io come lo possiamo chiamare, ed è micidiale. Il buon Baba Savio, per chi l'ha conosciuto, siamo dappertutto, facciamo educazione pure con lo spettacolo. Perché mi guardi così? Non sai chi è Baba Savio, chiamiamo anche il Baba adesso. Il Baba, così non sono io. Siete fregati, credevi che ero io il Baba? Ti sei sbagliato, ci abbiamo il Baba. Si chiama Baba Savio. Ma che saggezza che c'è. E alla fine mi ha dato anche la pergamena magica, dove io finalmente mi sono liberato di un peso così. Come la corazzata potiamo. Purtroppo, e lì non l'ha filmato nessuno, perché stavano tutti ubriachi che praticamente si sono dimenticati di fare i filmati, hanno fatto dei filmati con delle altre macchinette, delle cose così, pazzesco, la gente che si incazza perché l'audio fa cagare. Ma ragazzi, ma qua, ma che cazzo siamo? Ma veramente ci avete, non potevate mettere, ma guarda che noi non siamo mica professionisti del settore, non ce ne fotte una minchia, quello è quello che siamo riusciti a recuperare, era giusto per dire boh, magari qualcuno lo vuole, no, si incazzano. Che cazzo ci vuole a mettere un microfono, a entrare direttamente, ci vuole che noi stavamo da un'altra parte con la testa, stavamo vibrando altrove, non ce ne fregava niente di quello, cioè invece di dire boh, vabbè, bontà divina, sarà un mezzo bordello, magari con VLC mi metto lì, provo a aggiustare un attimo l'audio, qualcosa si sente, ma no. Uno che non è un povero, uno mi ha scritto così, un povero cristiano che s'ammazza di lavoro tutto il giorno e non è potuto venire al Zion Contest, non ha neanche la possibilità di guardarselo in video. Ma amico, ma noi non siamo mica un canale televisivo trasmittente, che facciamo le radiocronache, le streaming, le dirette, ma ancora, capite che siamo lontani dalle logiche. Ripeto, la figata è che finalmente con quelli che potevamo ci siamo guardati negli occhi e ci siamo ritrovati. Che bello, mi hanno detto sì, figata. E quando ognuno si scambiava un po' le sue esperienze sulle varie psicopatie in giro intorno, abbiamo capito, almeno siamo pochi ma buoni. E iniziamo a vedere se riusciamo a migliorare questa cosa. Quindi capite un po'. Vabbè, io salto un po' di palle frasca. Mi ero dato il proposito di essere un po' lineare, è impossibile, non si può fare, perché sennò la vostra mente inizia subito a fare deduzioni, invece così non ci capito un cazzo. È fantastico, la gente quando va dall'incontro, poi dopo c'è stato un periodo, c'era i miei amici che faceva apposta, alla fine dell'incontro si piazzava, alla fine, hai capito che cosa ha detto Rocco stasera? No, non ho capito un cazzo, però mi sento bene. Servizio sociale, siamo di utilità assolutamente sociale, l'interesse è quello di riuscire anche a fare una piccola rivoluzione culturale, se vuoi trasferire tutta una serie di altre cose. Per fare quello abbiamo bisogno di un secondo tipo di educazione, che per fortuna, in quanto io non sono presidente del consiglio ma tengo ad interim il ministero dell'istruzione, in questi anni non ho fatto altro, non lo sapevo, ma ho fatto altro, cioè non ho fatto altro che interessarmi e occuparmi di tutti quegli aspetti, cioè di come fare veramente a costruire un secondo tipo di educazione. Volete un esempio lampante? Nella scuola pubblica o nell'istruzione, argomento a piacere, Giacomo Leopardi. Che cosa sapete voi di Giacomo Leopardi? Come? Poi? Il piacere ce l'ha. Questo non lo so. Ma sta inventando cazzate. Perché si metteva la cosa? Eh?
Gattopardo. No, 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 Leopardi, Gattopardo, hai fatto un'associazione. Non c'entra, no, Gattopardo è stato scritto. No, ha scritto, no, tutte quelle belle poesie, l'infinito, no? Per esempio, nessuno sa che Giacomo Leopardi tenta una fuga pazzesca dai Canati facendosi procurare un passaporto assurdo da un amico di famiglia perché lui voleva scappare. E il giorno che stava per fuggire, il padre gli becca il passaporto e gli fa tutta una ramanzina lavorandogli sul senso di colpa fino a quando gli... Cioè, classico, no? Il padre quando ti dice... E poi quando finisce lo stornello, dopo che ti ha fatto un bucio così, che ti dice... Però se vuoi, vai. Giacomo Leopardi, preso dal senso di colpa, non è più partito. Organizza poi il suo viaggio successivamente, comincia ad andare in giro, Milano, perché poi lui, dal di là di quella siepe, costruiva questa idea di un mondo là fuori incredibile. Cioè lui pensava che si stava perdendo un incredibile scambio culturale, credeva che le persone là fuori fossero una sorta di intelligentoni che lui non riusciva, non stava incontrando. Quando poi si fa il viaggio rimane molto deluso, demoralizzato, dice cazzo, ma questi sono ridotti come dei trogloditi. Guardi Giacomo, se studi bene come funziona il sistema, forse non gliel'hanno spiegato, se fossimo stati contemporanei magari, poveretto, gli avrei evitato di diventare un depresso. Vedi, torniamo a essere di utilità sociale. Perché di fondo è un depresso, ma adesso capiamo perché è depresso, sapendo quali sono i... Capisci? Ma un insegnante di italiano che ti racconta Leopardi in questo modo, secondo te, non ti inizia a gasare un attimino? Ti comincia a piacere, invece di romperti l'anima a doverti imparare a memoria le poesie o fare tutte quelle analisi, quanto era bravo, intelligente, uomo. Ecco, questo è il livello. Qual è? Come funziona l'istruzione, capisci? Non è un problema di informazione, è di come questa cosa viene passata. Nella scuola pubblica, lo scopo della scuola pubblica è farti passare la voglia di studiare. Chiunque si diploma dice mai più apro un libro in vita mia, cazzo non vedi l'ora. Io ho avuto compagni di scuola che hanno fatto il falò con i libri. Fatto pure io. Una cosa liberatoria, giusto? Sì. Che vuol dire? Che il sistema ti ha messo una pressione addosso tale che quando puoi finalmente sfogare la valvola te la prendi con la cosa, tra l'altro te la prendi con la cosa più sbagliata, perché lo studio a te ti serve per capire chi sei. Tu non studierai per più per tutto il resto della tua vita. Non leggerai, non ti interessa, te l'ha fatta venire a nausea quella cosa, mentre in realtà se uno vuole iniziare a capire veramente chi cavolo è, deve ritornare proprio sui banchi di scuola. Deve ristudiarsi un po' tutto, gli aspetti che gli interessano. Parliamo di senso biologico, fischi, te lo devi prendere l'informazione. Ci vuole uno che ti insegna come trattare l'informazione, semmai, non assumerla come un dogma, riuscire a far diventare quella informazione utile per farti fare dei ragionamenti, perché se ragioni stai oliando le rotelle, se oli le rotelle ritorna a funzionare l'intelletto, magari qualche limite inizia a saltare. Capite? Perché noi abbiamo limiti mentali ed emotivi, questi lo sapete, no? Sto usando uno schema, Il limite mentale è legato al tipo di ragionamento che noi facciamo, che non è per lo più un ragionamento, ce lo insegnano da tutte le parti, te lo scrivono dappertutto, ma tante volte sfugge abbastanza. Qual è il limite mentale? Che noi utilizziamo un pensiero associativo. Abbiamo imparato a far funzionare il pensiero associando delle cose, tra l'altro abbastanza a caso, invece di fare i collegamenti, che sono due, che è una cosa diversa. E quindi questo pensiero associativo si traduce poi nella nostra vita una chiacchiera incessante, nella testa e anche quando parliamo con gli altri. Perché tra l'altro non solo incessante, ma è del tutto inconcludente, priva di qualsiasi possibilità di farci fare qualcosa.
Pensate al mare di conversazioni e discussioni che si può avere e alla fine in che cosa sfociano? In un niente di fatto. Ognuno resta della sua opinione, che non è neanche sua ma gli è stata messa in testa, diventa per alcuni una valvola di sfogo, capisci? La pressione costante, tenetela sempre a mente, la lavagna è un po' studiata apposta, la pressione costante l'ho messa al centro perché è costante, cioè il sistema esercita su di noi una pressione costante che noi non avvertiamo quasi più, se non a livello di sensazione si traduce in impazienza. Impazienza, quando percepisci che ti manca il tempo. Sensazione comune questa, vero? Sembra che non abbiamo più tempo. Ci sono i fenomeni che lo attribuiscono. Eh no, perché si è accelerato. O è rallentato, non si è capito, no? Cioè, dovete chiederglielo a Greg Braden, che è lui che spiega perché la percezione... Capisci com'è facile? Effetto cicogna. Associ due cose che non c'entrano un cazzo. Tra l'altro una delle due cose non è neanche vera. Perché questa cosa che sta rallentando la rotazione non è scritto da nessuna parte. Cioè è buttato in una mano. Perché? Ma quello oscilla, capisci? Cioè se io ho un grafico, ok? Nel grafico, e il grafico è fatto così. Io però ti proietto a te una slide dove il grafico lo taglio qua. Giusto? E questa parte dell'onda non la vedi. E ti dico che sta crescendo. Oppure al contrario, sta rallentando. Questo è il grafico e io lo taglio da qui. Sta rallentando, questa è la velocità del pianeta, sta rallentando. Non ti faccio vedere il ciclo avanti, non ti faccio vedere il ciclo indietro, ti dico che sta rallentando. La risonanza di Schumann sta aumentando dagli 8 cicli al 9 megacicli, è in continua oscillazione. Per forza, è viva la cosa, è a pulsazione. E quindi, capite, molto semplice, non questo. Quindi l'impazienza o questa sensazione di che il tempo non ti basta mai è in realtà dovuta al fatto che sei sotto pressione, sei molto sotto pressione. Le città, per quello io facevo i discorsi e dicevo serve un posto dove respirare un'aria diversa, perché le città sono delle prigioni. Cioè, mettitelo in testa. C'è è un luogo malsano la città, perché c'è esercita, è il luogo ideale dove esercitare su di te un botto di pressione. Per forza. Non è che stanno finendo i tempi, stanno peggiorando i sistemi con cui, cioè aumentando i sistemi con cui ti mettono pressione. Non c'è più la competitività, o cosa è, cioè c'è tutto addosso. C'è il traffico, e il traffico ti mangia tempo e quindi sei in ritardo, ti senti ed è pressione che ti fai da solo. Ripeto, dal passare da una situazione così a una situazione di assenza totale di tutto, qualcuno forse al Tuzan Conte l'ha sperimentato, che stava sveninando. Infatti abbiamo avuto persone nella seconda giornata che sono dovute andare via da lì e andarsi a fare la bistecca di manzo, bugadini, coi cosi, la trifola dei funghi e tutto quello, cioè di ritornare in una situazione più normale dal punto di vista della normalizzazione, perché stava perdendo punti di riferimento. E lì non c'era il menù. Se mangiava quello che c'era. Ma perché non... Questi ragazzi in cucina mica hanno cucinato del cibo, hanno cucinato pneuma, non pneumatici, c'era cibo proprio che ti nutriva, ma ti nutriva su tutti i livelli. Perché? Perché nel farlo mettevano quella passione lì, perché le persone che lo facevano hanno iniziato una rivoluzione culturale. Quello che voglio farvi capire è che se tu inizi a cambiare il modo di pensare,
tutto quello che fai non sarà più uguale a come lo facevi prima, anche se continui a fare la stessa cosa. È quello che cerco anche un po' di far capire a questi altri ragazzi che adesso si stanno muovendo, no? C'è chi va in giro, spiega cos'è la permacultura, chi altro le tecnologie e tutto il resto. Se cominciano a cambiare culturalmente, anche mentre ti sto spiegando tutto il discorso della sostenibilità, e ti riporterò sempre all'idea dell'essenza, le influenze e l'ego, senza bisogno di dovertelo dire, verrà spontaneamente, perché se parlo di sostenibilità e di come mai il pianeta viene bruciato, da cosa è dovuto? È dovuto all'atteggiamento che l'uomo ha. E se non cambia atteggiamento, e allora lì, capisci, anche lì parli di alimentazione. Ma non sei un fotostrobico, ubriaco, completamente di cazzate alimentari. Perché c'è stato anche quel tipo, no? Dico, ma questo cibo non è sostenibile, perché cosa avresti preferito? La bistecchina, il tofu o la cosa di soia? Eh sì, almeno è meglio. Questa intanto è carne di qua nei dintorni. Poi a parte nessuno ti obbligava a mangiartela, però dico, perché c'era anche verdure dei dintorni. E il tuo tofu e la tua soia, la sai come la fanno? Vedete poi, il problema di fondo è l'ipocrisia. Io ho bisogno di una pezza per tenermi la coscienza serena e tranquilla e così sono a posto. Io non mangio la carne. Ah, mangi il formaggio? Sì. Sei complice che ammazzano i vitelli. Lo sapevi? No, perché? Che c'entra? Scusa, ma secondo te un imprenditore che alleva mucche da latte, quando si trova tra le nascite un vitello che non sa che cazzo farsene perché lui produce solo latte, quel vitello lì tu lo sai che fine fa? No, sta prima un anno chiuso al buio, bendato, e poi se lo rivende perché così la carne è bianca. Non essendo a contatto con la luce, non c'è produzione di globuli rossi e quindi l'animale ha la carne bella e bianca e se lo vende anche bene. Ti piace la soia? Com'è fatta la soia? Da dove arriva? Dal Brasile, disboscando animali, piante, tutto crepa lì per fare vanno in Africa il riso, tutti il riso. Il riso, da dove arriva il riso adesso ormai? E mica il riso Maratelli. Ragazzi, c'è uno solo qua ancora che coltiva il riso Maratelli in Italia, ce l'abbiamo qua. Non c'è più nessuno che fa il riso. Le risaie che vediamo qua in giro sono per finta. Il riso si fa in Congo, si fa in Africa. Arriva la grossa imprenditore cinese, radia il suolo, quindi distrugge un territorio e coltiva riso, mandando anche all'aria tutta l'economia della produzione del riso di quel posto. E non parliamo della merce che vola. È il tofu. Dove cazzo lo fanno il tofu? Non è il tofu, Non lo fanno in Sicilia. È il tofu. Lo fanno da qualche altra parte. Aerei che vanno avanti e indietro. Attenzione, vedete? Tutte ste robe qua. E quindi poi... figurati, no, c'è sempre il pieno, perché manca veramente di fondo, è come quello che smette di fumare e continua a scassare i coglioni quelli che fumano. È maturata in te quella cosa? Perfetto, però guardatela anche bene. Non so se avete visto, c'è un video di Balasso fantastico, cioè questo che è sempre lui e lui. Però lui interpreta sia il ristoratore che il tizio che arriva da Milano, no? E c'è il pesce fresco, il salmone fresco e fresco, poi che quel salmone lì si rotola nella merda, le mucillagine per un anno, il coso, che gli danno mangimi con dentro la carne di quello, che l'Europa ha permesso alla Danimarca di aumentare tutta una serie di coloranti per cui diventa ancora più rosa, brillante la sua carne, fotte un cazzo, il salmone è fresco. Ah vabbè, allora voglio della verdura, perché sono un po' così... è la verdura come... dove va? Arriva quella verdura? Comprate le buste dal Belgio, tra l'altro, dal Belgio, un botto di roba, ragazzi, tutto transgenico,
tutto transgenico, Belgio, Olanda, i bulbi dei fiori, tutte ste robe qua, ma è tutto lavorato, operato in laboratorio, non c'è più niente di sano. Capite? C'è delle robe da mettersi le mani in testa. Le buste confezionate con dentro la verdura passa sotto l'uranio impoverito per sterilizzarle. E sono ste robe qui, è come quando il fluoro non sapevano dove minchia smaltirlo e l'hanno messo nei dentifrici. Cioè, è tutto un sistema bucato. Allora io capisco nel momento in cui cominciamo a ragionare in termini di autonomia, e allora lì sì, certo, ma lì decade da solo, c'è uno che ne ha triturato la minchia per delle settimane con sta alimentazione, e allora mi sono pentito che ti ho dato i 300 euro, gli ho detto guarda non c'è problema, te li ridiamo indietro, dammi il qualcosa, te li ribonifico. No, perché deve essere più chiaro a Zion come vi alimentate. Ma ascolta, ubriaco, ma come ti alimenti tu di cazzate? Cioè, ma il problema è, non è l'alimentazione del cibo, è l'alimentazione qua. Di che cosa ti stai alimentando? Se cambia l'alimentazione del cibo culturale, cambia anche l'alimentazione qui, se no se è un dogma. E lo fai, tra l'altro, sempre per lo stesso bisogno di considerazione. Perché così mi do un male di importanza. E invece, caspita, le questioni sono altre. Cambia il cibo qui, cioè l'operazione è questa. No, sii più chiaro su qual è il progetto Z, te lo continuo a dire. È far aiutare le persone a cambiare da sole. Perché poste davanti al paradosso della loro ipocrisia, fanno... almeno io su quella soglia te lo porto, poi se c'è materiale, se c'è il lumino, la persona farà le sue dedite conclusioni, fa la sua sintesi e attraversa la soglia, se no non ce n'è per nessuno. Però quello è la prospettiva, affinché non debba assumere tutte queste cose come un diktat, quindi l'ennesima regola. Questo, qua metteteci un'altra bella parolina, regola. No, tu non lo fai più perché ne hai coscienza, cioè ti è venuto spontaneamente, e ti assicuro che quando dopo tu stai, vivi in quel posto lì, ti voglio vedere se devi andare tu ad ammazzarlo quell'animale, se lo ammazzi più. Non lo ammazzi, non c'è niente da fare, hai visto che sei già diventato vegetariano. Certo che se tutti i giorni vai al supermercato e c'è la bistecca sul bancone, tu non vedi l'animale, vedi la bistecca. Al massimo puoi stringere il culo e trattenerti, che voglia che ciò, che voglia che ciò, e però siccome ho deciso che sono vegetariano non me la mangio più. Non hai fatto nessun cambiamento, ti sei messo una roba qua nella testa, perché quella roba lì per te è ancora solo bistecca, non è il manzo, o quello che è, il maiale, quello che è, non c'è l'animale, non l'hai mai visto tu l'animale. Ed è inutile che mi posti lì i filmati del mattatoio. Capite? Questi qui sono i livelli veramente preoccupanti. Volete vedere un altro livello di ipocrisia? Che quadra? Adesso qua, crolla il governo, eh? C'è più. Ah, ecco, è dietro. Questa qui è la lista di tutte le persone. Vi ricordate? Che vi avevo detto, come ci siamo lasciati a giugno? Provocation, faccio il sondaggio, 5.000 contatti, non lo ripeto, no? Ok? Chi è disposto, sono almeno 300 euro, chi è disposto e via dicendo a fare tutto questo? Le persone hanno cliccato. Qua è la lista di tutti quelli che hanno cliccato, 300 piuttosto che varie altre cose. Capiamoci. Non lo sto dicendo perché così chi è che ha fatto il fanfarone e non ha messo un cazzo adesso deve andare, non me ne frega niente, voglio solo farti vedere una cosa, caro il mio leggerino che sei venuto qua a cliccarmi, perché col tuo click a me mi hai fatto arrivare a ipotizzare che raccoglievamo una cifra di 191.000 euro. Noi siamo adesso invece
oggettivamente a 40.000 euro, io mi ero mosso su questa cosa qua. Non potevi risparmiartelo di cliccare. Dico solo questo. Perché hai cliccato? Per farti bello con me. Lo sapevi che avrebbe seguito poi, una volta dimostrato che avremmo potuto fare delle cose con delle cifre, sarebbe seguito una fase 2 azione pratica. Io questa onestà, questo rispetto chiedo. Non vuoi, non puoi, non me ne frega un cazzo, tutti a scrivermi adesso non posso perché quello e quello, ma non mi interessa, è ovvio che su un numero uno calcola un 30% che non c'è. Caspita, togli il 30% a 200.000 euro. Urco? Cioè, è questo, cioè, quello che alla fine abbiamo raccolto. E dopo mi dici com'è andata, e dopo mi scrivi e mi chiedi com'è andata a Montebobo. E come cazzo vuoi che sia andata? Non abbiamo potuto fare il compromesso. Contavamo su queste cifre, ci siamo spostati avanti, e poi non ci sono, e fottuto tutti. Per una leggerezza, un click di merda. È come, cioè, quel sondaggio lì non era l'evento di Facebook, partecipo e poi me ne sbatto il cazzo e non vengo. Questa dimostrazione che le persone, per lo più, come funziona il sistema, è a fanfaronate e basta, non c'è nessuna concretezza. Ripeto, la figata è che ci siamo trovati tra le persone che avevano concretezza, infatti sono quelli che nella lista hanno anche dato seguito perché hanno capito l'importanza. Qua c'è ancora della gente che mi scrive e dice: ah, ma tu avevi detto che non chiedevi soldi, adesso stai chiedendo soldi. Ma sei ubriaco? Ma tu hai un minimo di conoscenza di come funziona la legislazione di un'associazione? Se abbiamo fatto un'associazione era proprio apposta per quello. I fondi vanno sul conto corrente dell'associazione, mica me li intasco io. Io continuo a fare le cose che faccio, come ho sempre detto. È una raccolta fondi, lo spiegavo al Tuzan Contest. Guardate che i soldi da una tasca l'hai messi e li hai ficcati nell'altra tasca. Se stai veramente sposando e condividendo il progetto. Certo che se non lo sposi, non lo condividi e tutto, lo reggi come un furto. Mi hai chiesto i soldi e mi stai gibollando, ma se tu sei parte integrante di questa cosa, come tutte le persone che sono arrivate lì, non si sono fatte, sì, qualcuno sì, ma è normale perché è da superare il programma del metto il soldo in tasca, lo sto mettendo là fuori, non ce l'ho più nella mia tasca, però poi l'hanno capito, è stato compreso, stiamo facendo un'impresa, ripeto, gioco a fare Realtù perché ho idea che se togliamo qua prematuramente la cosa, secondo me, io lo posso anche fare, voi chiedetelo, lui mi devo dei coglioni, vi lascio tutto quello che è stato fatto fino adesso e portate avanti tutto. Si riesce? Io ho paura di no. E allora traghettiamolo insieme, faccio il traghettatore, ma il traghetto, se no che faccio io? Traghetto, cioè, Caronte non si sposta sul fiume se la barca è vuota. Non spreca quell'energia di spostarsi. Se riempiamo la barca, ce ne andiamo. E la riempire la barca non significa di denaro, significa riempire la barca, cioè iniziare a veramente condividere, averla capita che questa cosa qua è la visione. Cioè averlo capito che questo è il futuro. Qui non c'è esoterismo, non c'è New Age. Ragazzi, questo è il futuro. Riuscite a capirlo oppure no? Il futuro è questa visione qua, migliorabile, ma è questa visione qua, l'alternativa possibile, caspita, concretamente ne abbiamo, uno straccetto è stato quella cosa e quanti, come si sono riempiti l'animo le persone, caspita, si vedeva veramente, oh, manca a cercarlo apposta, un posto che si chiamava Comunanza, abbiamo vissuto la comunanza. Cosa vuol dire? Proprio un incontro tra anime, io l'avevo scritto e così è stato. Un incontro di intenti, di anime, proprio una passione, il sentire. E la gente, ognuno doveva tornare a casa, non ne aveva coglioni per tornarsene a casa. Li ho risentiti alcuni le settimane dopo, e il sentimento comune era quello. Gente che è arrivata a casa, l'ha aperta e l'ha vista, ha detto:
La prigione, ha visto la galera, ha visto la sua casa per quello che è la cella coi fiori, ben arredata dall'IKEA, perché l'IKEA? Ma voi ridete, ma l'IKEA, voi pensate che è a cazzo l'IKEA? L'IKEA è funzionale, l'IKEA è basso costo, di design, così io mi creo una cella che sembra come la villa di Hollywood. E anch'io mi sento un po' come quello lì che vedo nei film. E che caspita, era talmente forte la spinta, capisci? Perde di importanza, non se ne fotteva nessuno di quello che doveva mangiare, non si sono preoccupati, è il menù, è il mica menù, quello che c'era l'hanno mangiato, perché era veramente in quel momento il cibo è ho finito il carburante, ho riempito, thank you, c'ho altro da fare. Capisci quello che dicevo? Il fatto di avere autonomia alimentare, energetica, perché hai più tempo per fare cosa? Le persone che erano lì hanno sperimentato che per fare cosa e gli stava molto bene, la tavola non era più lo sfizio, la cazzata, è fatta contorniata perché deve riempirti un vuoto interiore. No, cazzo, il vuoto interiore è riempito da tutto quello che sta succedendo, dalle persone che incontro, le relazioni, gli scambi che ho. Su, fammielo aspetto un panino che c'ho da fare io. C'è il Tuzzaino Circus e vai in giro a vedere tutto quello che si può fare, realizzare, ti confronti con quelli che lo stanno facendo. Questa è stata l'atmosfera. Te credo che quando il tizio è arrivato a casa sua dici, ma a me che cazzo me ne frega del tavolino dell'IKEA? Io dormivo dentro una tenda ed ero l'uomo e la donna più felice del mondo. Per l'aria, per l'atmosfera che ho respirato. Un'aria completamente diversa dall'aria che respiro di solito. Capite cos'è Zion? Zion è un'atmosfera, è un'aria. È un'aria che viene perché applicando certi strumenti siamo riusciti veramente a. Perché? Perché alla fine ci siamo trovati quelli che è un po' di anni che ci vediamo. E chi era dalla Puglia, chi era del Lazio, chi era dalla Toscana, e non è che questi arrivavano così precipitati. Io non ho parlato mai. Praticamente non ho detto niente, non c'era da dire niente, era tutto lì. Era solo da fare, laboratori di sperimentazione diretta. E questa cosa qua è riproducibile, non solo ovunque, ma va riprodotta e alla svelta. E non andiamo a cercarci in altre due date dove fare un altro Tuzzaino Contest da qualche parte. No, no, stabile. Stabile, diventa una cosa stabile, perché la gente adesso magari gli sarà passato, perché poi piano piano no, ritorna l'influenza, la pressione, ritorna nelle cose, ma per settimane il sentimento comune era quello. E dire, ma io voglio, c'ho gli amici lì, cioè, sì, capisci? È ritornata una parola magica, amicizia. Non c'era più l'amicizia, è da un pezzo. Questo sistema ha fatto in modo, vi ricordate quando parlavo di distanza incolmabile tra le persone? Ma dov'è la distanza? È relazionale, cioè le persone se ne sono sbattute di dover avere ragione perché ci tenevano di più a mantenere viva la relazione, si sono veramente toccati nell'animo, nel cuore, non so come, per non usare delle parole obsolete. Quello è stato il contatto più incredibile che è avvenuto. Quello è stato veramente interessante, perché io posso vedere una cosa in un modo, la cosa in un altro, eh? Quando le mettiamo più d'accordo tutte queste persone? Ditemelo. Qua c'è X, Y, Z, alfa, beta, gamma, omega e tutto il resto. E ognuno vuole fare, c'è in mente come se deve fare una cosa. Lasciamo stare che ognuno vuole fare delle cose diverse. Mettiamo qui, c'è una cosa da fare e tutti questi, ognuno c'è il suo modo di pensare come deve essere fatta quella cosa. Ce l'avete il quadro, no? Perché l'abbiamo già belle visto. E lì l'abbiamo dovuto sperimentare, la settimana prima funzionava in quella maniera. Come lo facciamo? E ognuno ci aveva il suo punto. E ognuno nella sua posizione. Bene, applichiamo il sistema cognitivo in essere.
cioè il sistema attuale. Come funziona col sistema attuale? No, si mettono le proposte e si vota, giusto? La maggioranza vince. E se la maggioranza fa cazzate? È un po' una vittoria di Pirro. Già, per esempio, per farli lavorare meglio questi, bisognerebbe proporli la minoranza vince. Però anche lì, capisci, non puoi essere assoluto, perché una volta ci sta che la minoranza c'ha ragione e un'altra volta che la maggioranza c'ha ragione. E allora come la risolviamo? Qua non la risolvi. Matrix non è in grado di dirti chi sei e come risolvere i problemi. Anzi, te li crea apposta per poi darti le soluzioni, perché i problemi veri non sa assolutamente come risolverli. Facile. Ognuno che rimanda della sua opinione. Questo non deve andare incontro a questo, nemmeno questo incontro a quest'altro. Stiamo parlando di individui. Ognuno di questi ha una scintilla di quell'essenza. Per quale ragione si sono messi insieme? Perché si sono piaciuti? Si sono riconosciuti? Non lo so. Tu perché sperimenti delle simpatie e vuoi frequentare un amico? Perché c'è una relazione che a un certo punto si va a creare. E allora l'unificatore, il conciliatore, è la relazione. Se ognuno rimane della sua opinione, ma non per questo deve mandare a fanculo gli altri perché non sono d'accordo con lui, ma rimane ti voglio bene lo stesso, succede una cosa miracolosa che abbiamo osservato lì. Che alla fine le posizioni, se tu fondi tutto sulla relazione, l'amicizia, quindi... E per dopo ci arriviamo. L'amicizia, si conciliano tutte le posizioni. Incredibile, la stessa cosa può essere fatta in tutte queste maniere diverse. Come la costruiamo questa relazione? Perché il gioco è tutto lì. Come si costruisce questo tipo di relazione particolare? Frequentandosi, facendo delle cose insieme. Per quello che io all'inizio, quando ho iniziato a parlare 2-3 anni fa sulla distanza incolmabile, dicevo: iniziate a trovarvi, vedete se vi trovate, andatevi a bere anche una birra insieme, mangiatevi una pizza, avete almeno a livello concettuale ideali comuni, vedete se dall'intelletto scaturisce anche qualcosa a livello del sentimento. Per conoscere qualcuno, dice il saggio sciamano, devi camminare 3 giorni con i suoi mocassini. Quando inizi a stare insieme con le altre persone, fare delle cose insieme, inizia a sorgere quella cosa lì. La riconosci per istinto, quando è nata l'amicizia, o non l'avete mai più sperimentato questa cosa. Poi qualcuno è abbastanza come me, anziano, e quindi l'ha sperimentato. Anziano, mica mi sono dato. Ragazzi, vado per il 200. Sì, 200 anni. Sì, minimo, quindi non fateci conto, non sparisco tanto presto. Cos'è che stavo dicendo? L'ha sperimentato, ma alcuni ragazzi oggi non l'hanno mai conosciuto, il sentimento dell'amicizia. Perché c'è troppa roba, c'è troppo interesse personale, c'è troppo vantaggio personale, c'è troppa influenza del sistema alla competitività, al raggiungimento degli obiettivi, al farsi spazi. Quindi sono finte, sono frequentazioni, perché poi in tutta questa competitività c'ho i momenti vuoti che mi sento da solo e quindi... voglio la compagnia perché non mi devo sentire solo, ma quel sentimento d'amicizia che comincia a maturare frequentandoti con una persona. È come quando hai una relazione amorosa, è uguale. All'inizio c'è così, un'attrattiva, ma è molto blanda. Alle volte non c'è neanche quella, anzi c'è proprio l'antipatia. Io con gli amici più forti, le amicizie più forti, per esempio, sono venute da persone con cui al primo impatto ci si mandava a fare, ma chi cazzo se va a fare, non ti voglio vedere più. A questo però poi, piano piano, inizi
frequentandoti a capire. E c'è un momento preciso in cui veramente guardi l'altra persona e senti dentro che gli vuoi bene. Interessante. Questo bene che senti è quello che ti permette veramente di... E infatti uno dice, è una gran testa di cazzo, ma gli voglio bene e gli faccio passare tutto. No? Si usava a dire anche queste cose, no? Tra le amicizie. Questo è un recuperare dei valori o no? Per chi li ha conosciuti e per chi non li ha mai conosciuti. Però ragazzi, non mi potete triturare i coglioni solo perché io ho detto questa cosa e cominciate a scrivermi: ah, io ti ho chiesto una mano e allora dov'è tutta l'amicizia di cui parli, perché io ti ho chiesto una mano su una cosa, tu non mi vuoi rispondere, allora sei un fasullo e tutto qua. Amico, ma... cioè, ma ce l'avete un'idea quanti siete? Non è che posso essere amico di... cioè, non è Facebook, ti ho chiesto l'amicizia, siamo diventati amici. Te devo frequentare, le mie giornate durano 24 ore, cioè 12 ore, perché poi le altre 12 le dormo io, perché poi sono un po'... dormo. Non lo sapevate, dormo anch'io. Faccio anche la cacca, eh. E scureggio anche. Grutti meno. È più il mostro per il mostro. Fantastico. Hanno conosciuto anche il mostro a Zanco. Ormai è la reginetta. La vogliono tutti. Silenzio. In cantiere. Quindi, niente, quindi è andato, anche questo discorso qui è andato, sì, e piano piano lo iniziamo a capire, cioè pazienza ragazzi, pazienza, caspita, come faccio a capire quando sono davanti a un limite? Allora, se nella tua vita hai iniziato a capire, almeno a un certo livello, il discorso che ti ho fatto, che il problema attualmente è il limite, e quindi quando parliamo di lavoro su se stessi, stiamo parlando di operare, cioè liberarsi di qualche limite o iniziare a liberarsi dei limiti. Qual è il limite di cui mi libero? È il limite che si manifesta, non un altro. Cioè è inutile che tu vai a cercarti un limite che neanche mai vedi. Devo vedere quello che c'è, il limite che mi si approssima, come il prossimo è il limite che si approssima. Qual è il limite che ti si approssima? Come fai a sapere qual è il limite che ti si approssima? Bravissimo, quando ti muove l'emotivo, minchia, se si è mosso l'emotivo, basta, c'è il limite, è già iniziato il lavoro, è lì. E come lavori? Caspita, gli strumenti però te li ho dati, lavoro in calma, ricapitolazione, rivedo la cosa, l'analizzo, cerco di capire, porto un'altra cosa, cioè dopo tutti gli strumenti ce li hai. Se lo ignori e inizi ovviamente sull'onda della tua emotività a trovare un mare di giustificazioni, però sì è vero, io adesso sono nel mio limite, perché poi succederà anche quello, sono nel mio limite perché sono emotivamente tutto preso così, però tizio ha fatto una cosa che non doveva fare. Amico, tizio non ha fatto niente, tu tizio lo stai usando come capro espiatorio perché il sistema ti esercita una pressione costante su di te, sei arrivato al limite e ti stai usando a tizio per decomprimere. E beh, è normale, scusate, se il limite che cos'è? È uno spazio che in qualche modo è limitato, te sei qua dentro, vai sotto pressione, gonfi, a un certo punto urti le pareti del limite, giusto? È lì, e la parete inizia a vibrare, ma tu non sei qui, eh? Il tuo confine è un'altra cosa. C'è differenza tra un limite e il confine. Il confine umano qual è? La natura universale. Com'è? La natura universale. Più terra a terra. La natura. L'atmosfera, chi cazzo può uscire dal pianeta? Qual è il tuo limite? Quello, cioè il limite. Qual è il confine per l'uomo?
come materia, magari il suo pensiero può andare oltre quell'atmosfera e viaggiare nelle sfere più alte, però diciamo che il suo confine è quello. Da quello a limitarsi a un soggetto all'interno di una società, capite che è un bel limite. È la stessa cosa che vi ho detto altre volte quando vi dico io non sono nessuno, cioè quel numero lì scritto nella carta di niente, non so, io sono un individuo nato sul pianeta Terra. Non sono un cazzo di italiano, ma che cosa sono sti italiani? Chi me l'ha pioppato addosso a me sta cosa? Solo perché ho imparato quel linguaggio lì, va bene. Perché sono nato sul territorio, ma è tuo? No, non è vero, non è tuo, perché se io lo guardo dal confine umano, tu non sei un cazzo di niente, non esiste l'Italia e tu ti stai arbitrariamente arrogando il diritto di governare masse intere di gente nata libera su questo pianeta. È molto diverso. Capisci la visione del confine, la follia lucida di Don Juan, borderline. Per quello che il tizio, cioè quelli che poi vanno e li chiudono nei manicomi, è perché gli hanno tolto i limiti, ma non avevano una struttura almeno intellettuale per riuscire a comprendere la visione che avevano dal confine, diventavano matti. È il film Tredicesimo Piano, qualcuno qua l'ha visto? Sì. Ci avete presente? Come funziona il film? Così lo sputtaniamo a quelli che non l'hanno visto. C'è una società di software che fa una simulazione, ok? Una simulazione ambientata negli anni 30, ma è una simulazione fatta molto bene, cioè gli abitanti della simulazione ignorano di essere una simulazione, cioè ognuno di loro, che poi è una centrale, un macchinario, dentro la simulazione vive proprio una vita sua, autonoma, indipendente, cioè la simulazione continua a funzionare indipendentemente che abbia relazioni con quelli che l'hanno inventata oppure no. Gli inventori poi possono infilarsi in questo lettino dove si sdraiano e ognuno di loro ha un corrispondente di contenitore e viene trasferita la loro coscienza nel contenitore della simulazione. Quello per un attimo non è più se stesso, poi siccome può durare solo un po' di tempo perché dopo deve lasciarlo, quando lo molla il tizio si trova in dei posti dove non si ricorda neanche come ci è arrivato. Questo era un po' la faccenda. Accade un fatto che l'inventore in assoluto di questa cosa c'ha il vizietto di andarsene nella simulazione per poi portarsi a letto le ragazzine del balletto, e a un certo punto lascia però una sera una lettera scritta al suo collega, al suo socio, dove c'è scritto tutta una serie di cose dove lo invita a vai, prendi una strada, continua a camminare, bello, dritto, 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 fino a quando alla fine scoprirai quello che non puoi neanche immaginarti. E gliela lascia però la lettera dentro la simulazione, non fuori. Torna nel mondo da dove proviene, quindi esce dalla simulazione e viene ucciso il tizio. Questo intanto cerca di indagare e di capire. Lui la lettera la lascia a un barman qua. Il barman curiosone che non ha capito che la lettera, cioè si legge la lettera, ma la lettera era rivolta a quello che stava qua, che ha idea che dell'esistenza di una simulazione. Il barman che abita dentro la simulazione ignora che esista la simulazione dove lui abita, legge questa lettera e segue ovviamente alla lettera quello che gli viene invitato a fare, prende questa strada e arriva in fondo al confine, non il limite, al confine della sua simulazione, e scopre di essere, di non essere reale, cioè di essere parte di una simulazione. Diventa pazzo. Vi ricordate il dettaglio? La lettera non era scritta per il barman, era scritta per il tizio. Alla fine il tizio entra in possesso della lettera, va e segue alla lettera, in un mondo moderno, quindi c'è il Porsche, c'è tutto ambientato nei nostri tempi. Arriva in fondo e vede che anche lui vive in una simulazione. Però questo ha la mente preparata
a vivere l'esperienza di confine. E quindi a quel punto lì dice, vabbè, e adesso vedremo cosa fare. Sta un po' mesto, però vedrà che cosa fare. Il barman qua, che non è assolutamente preparato, inizia a fare il matto, tant'è vero che a un certo punto riesce pure a risaltare di qua. Comunque non vi rovino il film, chi è che non se l'è visto, se lo vado a vedere per questa cosa. Di che cosa ti sta parlando? E di tutte quelle robe lì, queste operazioni, questi tentativi di togliersi i limiti attraverso droghe o varie altre pratiche. Se non c'è una preparazione mentale attraverso un'educazione che ti permetterà di sopportare la visione che avrai quando arrivi al confine, ti portano via con la camicina, amico. È follia lucida. Non la usa mica a caso questa espressione il buon Don Juan, follia lucida, perché da qua ti sembrerà tutto assurdo. Non gli dice quello Morfeo quando dice tu sei venuto qua perché vuoi sapere che cos'è Matrix? Bene, vieni. E prima di ficcargli lo spinotto che gli dice? Ti apparirà tutto assurdo. Però era vero. Quando inizi a togliere un limite dopo l'altro, inizi veramente a spostarti verso il confine umano, e quando sei qua, caspita, sei assurdo. Tu dici, possibile, milioni di persone che vivono inconsapevolmente non si stanno veramente rendendo conto di un cazzo questi. Ma hai un'idea di che struttura morale, intellettuale, integrità e devi avere per sopportare una visione del genere? Ma non per presunzione o per egoismo, cioè qui veramente non ci sono neanche i governanti di questo mondo che hanno la più pallida idea di che cazzo stanno combinando. Ma secondo voi è un pianeta sano questo dove dappertutto ci stanno guerre, la gente si ammazza? Guardate che la guerra è una roba brutta, veramente brutta. Sta a parlare dell'alimentazione. È roba brutta, molto brutta. Qualsiasi cosa uno fa è per sempre un qualche cazzo di vantaggio personale. Caspita. Poi lo capisci perché, essendo tutti limitati, è cazzo. È lì che inizi a sviluppare quella cosa miracolosa che si chiama compassione. Però, e quindi già ti fa capire che se tu ti credi un essere spirituale, ma quando guardi il limite di un altro ti parte il belino, cioè ti parte l'emozionale, non sei sul Monte degli Ulivi, sei sulla catasta di pattume di San Zenone. Beh, sapete il simbolo del Monte degli Ulivi? Ah, e questo è il Monte degli Ulivi, eh? Il Cristo siede con i suoi discepoli, cioè con tutte le sue parti, e le istruisce sul Monte degli Ulivi. L'ulivo è un simbolo di pace, cioè la calma interiore assoluta. Se c'è un moto emotivo, non sei sul Monte degli Ulivi, sei sul cesso del mondo. Se hai calma interiore, nonostante tutto quello che si muove, allora sei sul Monte degli Ulivi. E quindi sei il Cristo, perché il Cristo rappresenta questa luce che finalmente da una candela comincia a diventare qualcos'altro, tant'è vero che è in grado di insegnare ad altri. E questi l'ascoltano non perché è così, cioè l'ascoltano perché non possono fare a meno. Ma voi vi credete veramente che quello gli raccontava le favolette, le cazzate, delle parabole, o quelli lo seguivano perché camminava sull'acqua? No, quelli lo seguivano perché questo gli spiegava quanto stava nella cacca. E riusciva a fargli capire come, e parliamo di 2000 anni fa, figuriamoci adesso come possiamo essere ridotti. Se già c'era il problema allora, secondo voi, e il ciclo va esponenziale, è come quando l'altro giorno a Mantova spiegavo il fatto della parola. Se nel suo Vangelo Filippo dice che è stato tirato in inganno agli uomini e le parole non indicano più ciò che ha consistenza, a meno che non si sia fatta esperienza della consistenza, nel secondo e terzo secolo, secondo voi le parole oggi che cosa indicano? Una minchia. Cioè, se qui era niente, qui è... Capite perché la parolaccia?
perché dobbiamo andare all'estremo, cioè qui ancora la parola, niente, il nulla, 2000 anni dopo è una minchia, cioè meno di niente. E uno mi potrebbe dire, vabbè, non puoi usare meno di niente. Vabbè, ma è efficace meno di niente? E non lo so, se è efficace meno di niente per capire la situazione attuale in essere, la famosa desertica realtà di cui parla il tizio, va bene, però io mi sa che già un cazzo di niente non passa, figurati. Comunque, vabbè, ci siamo capiti. E tanto giusto per mettere dentro due o tre simboli per farci, vedete che a me piace, perché l'idea che simbolino i Vangeli come una specie di idiozia per creduloni, per i credenti, qualcosa che è rivolto ai credenti, punto fine, no. Un testo è sacro perché significa che sta parlando di altro, sacro vuol dire fare altro. Sacro, e quindi sta parlando a tutti, e la sua sacralità sta nel fatto che è come l'aria. Il sacro porta in sé un'urgenza. Chi ha quel bisogno lì, questo stato di necessità, ha un'urgenza. E il testo sacro è il prontuario nel testo stesso. Quindi non sono scritti. E allora quando c'è, allora ogni tanto faccio dei riferimenti per ricordarvi sempre che lì è scritto tutto, in una chiave che bisogna anche capire poi, perché nelle traduzioni è un attimo, no? Tradurre una parola che magari indicava eternità con immortalità. Ma sono due verità completamente diverse. L'immortalità è utile tradurre una parola in una lingua, in un sinonimo, immortalità, perché se io sto operando su delle masse che tengo sotto controllo con la paura, con la carota dell'immortalità, se ti comporterai bene, che quello si caca e ha paura di morire, ma comunque si crepa tutti qua. Quella è l'unica cosa accertata, assodata, perché non lo so, non mi sembra che, a meno che non li facciano sparire in qualche modo per farci un brutto scherzo anche a noi, stiamo in una simulazione, per cui in quel senso la persona che di fondo è terrorizzata di morire perché non ha altra prospettiva, perché l'hanno costruita in questo modo la visione, capisci dov'è il limite? Quando sei sul confine non è che non muori più, è che cominci a capire un senso diverso delle cose, perché cominci a vedere. Certo che quello che è limitato e che di fondo tutto quello che gli sta intorno è solo per farlo terrorizzare, se gli metto per farlo comportare bene davanti la carotina dell'immortalità, è il tizio. Eh no, ma io ho pregato tutti i giorni, sarò immortale. Sono un buon cristiano, sarò immortale. Verranno nel giorno del giudizio, suoneranno le trombe e verrò riscattato dai sepolcri. Ma chi c'ha voi tutto scritto putrefatto così? Cioè, non c'è un'immagine più bella, perché il significato è un altro, capite? Se invece la parola vera era eternità, questa è l'eternità. Volete conoscere l'eternità? Questa è l'eternità. In calma c'è assenza di tempo, quindi eterno, perché l'eternità non è un tempo lungo. Quindi tu le vincoli l'immortalità alla durata del tempo, mentre in realtà l'eternità è assenza del tempo, è un'altra condizione. Quando il Cristo parlava, parlava di eternità, cioè parlava della forza, del potere del qui e ora, e quel potere si raggiunge se sei in grado di portare, almeno portare la calma. Hai bisogno di una calma interiore. Tutte le volte che sei impaziente, che hai... che sei supponente, che sei aggressivo, cioè ogni volta che c'è una qualsiasi sfumatura emotiva, ragazza, non c'è niente da fare, sei sul monte della pattumiera, non sei sul monte degli olivi, e quindi non puoi vedere. Ma non è un danno, fatene una ragione, vedi che abbiamo fatto anche una niente, questa, mi piace?
Z-Z-O-N. Ha fatto lui. Fattene una ragione. Fattene una ragione, perché te fai una ragione e vai avanti. Sta mania che bisogna pioppare delle colpe e trovare dei responsabili, guardate che è loud and older. Non siamo personaggi di un serial televisivo. Qua è capito i fatti, me ne faccio una ragione e semmai vedo come fare attivare tutta una serie di strategie e tattiche per liberarmi. E tra l'altro lo devi fare non perché c'hai l'aspettativa di andare sul monte, se no non lo farai mai. Ricordatevi sempre che ogni azione, sì, la verità sta nei paradossi, perché è come qui, la relazione è in grado di conciliare tutte le posizioni. E quindi il paradosso sta, devo fare ma non lo fare, cioè fallo ma non lo devi fare, capisci? È tutto lì. Fai, certo che è importante liberarsi del limite, ma se lo poni come un'aspettativa non riesci a farlo, e quindi per quello tempo fa vi dicevo, individuato qual è il lavoro, in questo momento è sui limiti, lo faccio senza aspettative e accettando qualsiasi risultato. Non puoi scrivermi dopo 3 mesi, sono 3 mesi che faccio il pranayama, ho ricapitolo e ancora sento tutto il moto emotivo. Ma che cazzo, ma tu tutta la vita sarai combinato così. Hai lavorato 3 mesi per niente, perché hai lavorato con un'aspettativa nella testa e quindi in realtà hai lavorato continuando ad alimentare l'emotività. Perché l'aspettativa è legata all'emotivo. Nutre l'emotivo, perché l'aspettativa è il desiderio. E il desiderio è l'emotivo. Il desiderio appagato. L'emotivo è un desiderio che non è stato appagato. Quando viene appagato, infatti, tu stai in tensione perché sei sotto pressione tutto il giorno. Vai al supermercato, compri. È un altro desiderio. Però compri, quando hai riempito il carrello e esci, ti senti più appagato. Perché in qualche modo una forma di desiderio è stata nutrita e quindi il demone, il tiranno, ti lascia per un po'. Il tiranno Adamas. Capite, Pistisofia? Le emanazioni dell'arrogante sono il sistema, il tiranno Adamas è questo, è il tuo ego alterato. Questo è il tesoro della luce e questo è il luogo della del tesoro della luce. Non vai mai da nessuna parte, avviene tutto dentro di noi. È come gli altri, guardate che questi qua sono tutti programmi di tirocinio. Tu incontri una persona, ti muove l'emotivo, è il tuo programma di tirocinio, è la biondina col vestito rosso. Dietro c'è Smith. E che noi non entriamo ancora in quest'ottica. Ma io lo capisco, non è mica facile, è proprio un limite. Per quello questo continuare a chiacchierare, perché nella speranza che iniziate a accorgervi che è un limite. Liberato di quel limite comincia a essere molto più semplice fare il lavoro, perché a quel punto lì veramente, capisci, era eufemistico dirti smettila di lamentarti, non giudicare, non correggere gli altri, perché lo so già, non puoi non farlo, perché finché hai questo limite non lo puoi fare, perché per comprenderne l'opportunità di non lamentarsi, ti devi essere liberato del limite che non ti permette di capire che tutto quello che ti sta muovendo, i tuoi limiti, cioè l'emozionale, è lavoro. Perché per te lavoro è, no, io domani c'ho la sveglia, vado a lavorare, lavoro, guadagno, pago, pretendo, per te quello è lavoro. Per quanto intellettualmente ti possa piacere, dal punto di vista emotivo, questa cosa non è ancora scesa nell'istinto. E allora è per quello che la necessità di continuare a ripeterlo al punto tale che a un certo punto salta il limite, ma avviene spontaneo, ti succede. Io vi avverto solo, in maniera tale che quando vi succeda sappiate dove collocare l'esperienza. Capisci? La preparazione di un intelletto in grado poi di sopportare la visione. Non posso fare nulla in quel senso, spostarvi le leve, almeno sicuramente in un dialogo. Potrei farlo magari in altri contesti, ma siamo sicuri che è il caso di spostarvi certe leve? Beh, poi se non mi reggete il laboratorio di tirocinio? Eh sì,
E poi il laboratorio di sperimentazione diretta è quello, e dopo vai a casa, cazzo. Cioè, cosa pensi che sia un laboratorio di sperimentazione diretta? L'abbiamo appena detto. Qual è il lavoro? Il limite. Laboratorio di sperimentazione diretta quale sarà? Fartelo sperimentare. Ti devo stuzzicare come una pantera. Cioè, ti devo far diventare arrabbiatissimo. Quello è. Se non sei pronto e predisposto a capire che poi tutta quell'incazzatura è parte integrante del lavoro che devi fare, ma mi rintulzi indietro tutto quanto, mi fai perdere solo tempo dopo. Allora rimaniamo a livello intellettuale. E a furia di fare dei ragionamenti, provare a passare anche un'altra frequenza, magari prima o poi il limite salta. Allora a quel punto lo inizi a capire. Cioè dopo li vedi, guarda che quando stai qua, vedi proprio, vedi come nel film, è allucinante. Ve l'ho detto, vi sembrerà assurdo, ma è così. Cioè, vivi una realtà, pur vedendo la realtà di tutti i giorni, vivi una realtà completamente diversa. Ti viene incontro una persona, ti sta muovendo l'emozionale, cazzo, tu stai vedendo come nel film la tizia vestita di rosso. Non è più personale. Cioè, non la vedi più la persona, non c'è niente di personale in quello che sta avvenendo in quel momento, perché è tutto tuo. E tu lo sai che quello è il tuo programma di tirocinio in quel momento lì, e devi vedere di lavorarti bene come si muovono tutte quelle cose dentro. E lì è la tua abilità, non è che c'è. Gli strumenti sono quelli. Lavorare in calma, per quello vi ho detto, lo ricavi prima. Lavori in calma, lavori a nutrire quel centro. Devi fare, allora, se noi non ci prepariamo prima a coltivare un certo stato percettivo, non puoi aspettarti che dopo all'improvviso accada. E quindi c'è stato tutto un lavoro, un addestramento a priori. Caspita, lo vedi che è tutto proprio quel film lì, chissà come cazzo è uscito questo. L'hanno fatto preciso. Prima c'è l'addestramento e te devi addestrare. Se non ti sei addestrato è inutile. La ragazza vestita di rosso non la vedi, cioè, o meglio, la vedi e te ne vai, come fa Neo. Mentre hai la possibilità, se ti sei addestrato bene, che a un certo punto non vedi più la ragazza vestita di rosso, capite il senso di non è più personale, ma vedo Smith. Ma non che tratta bene così, scivolando liscio. Fatica. Purtroppo è faticoso tornare liberi. Hai capito? E come fai? Me lo spieghi come fai? Ma usate le analogie e corrispondenze. Voi riuscite a immaginarvi dentro una prigione? Cioè avete un'idea che... Cioè, ma non è che ci sono evasi tutti i giorni. Vorrà dire che sarà dura? Difficile? Faticoso? Cercare di evadere da una prigione. Figurati evadere da una prigione per la tua mente, dove tutto quello che guardi continuamente col tuo occhio ti rimanda un'immagine di libertà, democrazia, diritti e via dicendo. Dopo un po' dici, Rocco, c'è rotto il cazzo, tu e la schiavitù, sai che c'è, io me la vado a mangiare la bistecca, Matrix dirà al mio cervello che è su cosa e tutto il resto, sai che c'è, beata l'ignoranza, ciao a tutti, statemi bene. E sono contento perché almeno ti ho aiutato a fare finalmente una scelta. La smetti di vivere di merda, lamentarti di tutto, sai che l'hai scelto, almeno hai iniziato a scegliere, perché adesso non scegli niente, non scegli neanche la vita disgraziata che fai, almeno, caspita, te la scegli. Oh, è un grado di libertà anche quello. Che dice quello alla fine del film? Si pestano come i matti, ma perché continua a rialzarsi? Perché continua a rialzarsi? E quello gli dice, perché è così, ho scelto. Poi in realtà quel livello lì non scegli, è inevitabile. Infatti poi glielo dice, inevitabile, sì, lui ha ragione, era inevitabile. Non c'è la scelta, eh. Finché vivi nel mondo sei un violino dentro la custodia di un contrabbasso. Tolleranza infinita. Ti puoi credere che scegli, anzi magari hai anche la possibilità di scegliere se stare in un angolo piuttosto che in un altro dentro la custodia.
più vai avanti nella direzione della ricerca del confine, capisci? E più si riduce la custodia, fino a quando proprio il violino è dentro la sua custodia. Tolleranza non si muove, non scegli più, è inevitabile quello che devi fare. E lo scopri piano piano, di volta in volta, ogni velo che si toglie, vedi qualcosa di più. Perché ti stai arrampicando, capite? Se è il Monte degli Ulivi qui che c'è, stai andando su il fronte del monte. Più vai avanti, quindi più veli, intendo dire, più limiti ti levi, più sali e più, ovviamente, la visione che hai è maggiore. Meno tolleranza hai. Perché quello che vedi ti impone come comportarti. L'integrità non la devi cercare attraverso un codice morale, ma l'integrità emerge spontaneamente ogni volta che togli un limite, perché se hai tolto un limite hai fatto un passo avanti verso il confine. L'integrità sorge da sola. Ci sono delle cose che in coscienza non puoi fare e altre cose che non, che è inevitabile, le devi fare, punto. Perché lo fai? Qualcuno lo doveva fare. E ti è toccato a te. Ah, non lo so, questo è quello che vedo, quello è. C'è un altro che lo fa? No, lo faccio io. Non hai scelta, capisci che non hai scelta. Più ti muovi in quella direzione, più non hai scelta, ma è una strafigata. Cioè, il pago, intendo dire la retribuzione, è vedere. La retribuzione è quella visione. Certo che è desertica, tutto quello che ti pare, al momento ti puoi pure entrare in vagotonia, cioè ti fai una ragione, perché il punto è quello, quando te ne fai una ragione che succede? Entri subito in vagotonia. E quindi vai in risoluzione e prenditi il tempo di e poi ritorni in normotomia e vedrai cosa devi fare. Perché è puntuale, che ti pensi che tu ti levi un limite e sei un guizzo? No, ti levi un limite e entri in vagotonia. Perché per levarti un limite devi aver capito delle cose, quindi ti sei fatto una ragione. Fatto una ragione e risolto il conflitto. I limiti sono legati a tutti i conflitti. Capite il collegamento con la psiche, il trauma e tutto il resto. E il trauma non è il conflitto. E quindi tu, in realtà le persone hanno altro che un relè, 200 relè attivati. Più quelli che si attivano intanto nel corso delle altre esperienze. Cioè, ci sono quelli proprio, più che attivati sono quelli inchiodati, proprio arrugginiti nel primo periodo di programmazione, quindi dei primi 6 anni. E poi gli altri che piano piano vanno a rituzzare. Si capisce? Che ne sono, Filippo? Le 11. Va bene? No, le 11 e un quarto. Buonanotte, ci vediamo mercoledì prossimo e felice di ritrovarvi qua.